Con l'organizzazione dell'Atletica Avis Ossolana si è tornati a correre a Villa d'Ossola con la prima edizione dei Villa Avis Race, che ha preso il posto del Winter Trail di Bogogna. Alla prima assoluta si sono presentati 200 runners per sfidarsi nella città un tempo patria della metallurgia pesante. Percorso quasi interamente pianeggiante che dopo la partenza in Piazza Repubblica e aver abbandonato le vie di Villa d'Ossola si è snodato immerso nella natura sulla riva destra del Toce per poi ritornare in città percorrendo la caratteristica collinetta ed il suggestivo passaggio sulla pedonale dell'Ovesca con la chiesa romanica di San Bartolomeo a fare la cornice. Due i percorsi, uno da 18 km e uno da 11, per chi non è ancora pronto per le lunghe distanze. Nella gara principale a farla da padrone è stato l'Orna Vassese di Migiandone Matteo Fodrini di Sport Project VCO, che si è imposto nettamente sugli avversari e ha fermato il cronometro dopo 1 ora 2 minuti e 40 secondi. Posto d'onore per il compagno di squadra e intramontabile Mauro Bernardini in 1 ora 4 minuti e 4 secondi, che nello sprint finale ha avuto la meglio su Alessio Lomazzi dell'Avis Marathon Verbania. A chiudere la top 5 Davide Moglia dell'Agenzia Nella e Fabio Rolando del Castiglione. In campo femminile netto successo per la giovanissima Alessia Pozzi del Genzianella, che ha chiuso la sua fatica in 1 ora 15 e 43, a quasi 3 minuti di distanza Sara Locatelli in seconda posizione. A chiudere il podio Chiara Cerlini del Bognanco, seguita da Alessandria Sciacca dell'Atletica Levante e Chiara Bellardelli del Genzianella. Andrea Barozzi è stato il primo a giungere al traguardo nella non competitiva di 11 km, seguito da Daniele Peretti e Matteo Rollone. Tra le scarpette rosa, davanti a tutte, è giunta Letizia Scaciga, quindi Teresa Bianchetti e Linda Scaciga. Domenica 14 aprile si corrono la Ossola Trail con partenza e arrivo dal pittoresco lungolago di Mergozzo, passaggio a Candoglia, alla Cava del Duomo di Milano e per ultimo la scalata al Montorfano.